Siamo a Roma presso lo studio del dottor Luigi Stefanelli, il quale ha gestito un impianto teoroideo della Triai utilizzando il sistema di navigazione dinamica Navident. Dottore, quali sono le caratteristiche di questo intervento? Attraverso l'utilizzo di una tecnologia che consente di fatto di vedere intraoperatoriamente ciò che stiamo facendo, e quindi è come se lavorassimo in laparoscopia, il clinico può gestire l'osteotomia di impianti che altrimenti risulterebbe abbastanza complessa e comunque soltanto evitare a vantaggio di pochi, con un'immediatezza e con una facilità di esecuzione che sono veramente, diciamo, rare. Aver potuto mettere un impianto 4x18, un impianto della Triai, in 5 minuti di intervento chirurgico rappresenta ciò che, diciamo, il clinico si auspica nella sua pratica quotidiana, corredato dal fatto che, diciamo, vedendo ciò che uno fa, si sente più sicuro di poter gestire, di non ledere delle zone anatomiche che altrimenti sarebbero Utilizzando questa tecnica, qual è l'impatto sul paziente? a rischio. Il paziente, potendo effettuare l'inserimento di un impianto tiroideo, al paziente si evita il grande rialzo di seno ascellare e quindi una sequela post-operatoria ovviamente assai ridotta e tempi di attesa per il carico notevolmente ridotti, quindi per il paziente è solo un beneficio. Dottore, io so che lei svolge dei corsi di chirurgia avanzata, riferiti appunto all'impianto tiroideo. È importante partecipare a un corso? La conoscenza della zona anatomica che si sta trattando, visto che lì passa un'arteria, l'arteria carotidea discendente, alquanto vicina, spesso a 1-2 mm, dalla posizione ideale dell'impianto tiroideo è fondamentale. Quindi la conoscenza dell'anatomia della zona e la conoscenza della letteratura sugli impianti tiroidei sono due aspetti fondamentali, per cui il corso è necessario. Oltretutto, per poter inserire gli impianti con una tecnologia come questa di navigazione guidata, è necessario acquisire un corso di abilitazione all'utilizzo del Navident, per cui il corso è fondamentale. Dottore, grazie e buon lavoro. Grazie.